principe di Savoia nella reggia della Veneria Reale alle porte di Torino. Emanuele Filiberto, accompagnato dalla moglie Clotilde, ha partecipato al gran ballo delle debuttanti per l'inaugurazione della Citroniera, un'ala della Versailles italiana riaperta dopo anni di restauro. Principe, si sente un po' a casa sua qui? No, sono felice di essere qua. Però no, non mi sento a casa. Ma c'è mi sento in una bella casa di tutti gli italiani. Abbiamo la signorina Giada Carriel accompagnata dal papà Alberto. È un'esperienza fantastica e che di certo non capita tutti i giorni. Il fidanzato è un po' geloso, però... Grazie mille. E così, tra un giro di valzer e l'altro, il principe ha rivissuto i fasti di quella residenza che l'architetto Juvarra realizzò nel Settecento proprio per i reali Savoia. La citroniera, 2500 metri quadrati che venivano utilizzati per il ricovero invernale delle piante, in questi giorni ospita il Festival dei Fiori, che per la prima volta nella sua storia esce da Sanremo. Ma il principe confida il suo sogno, d'accordo con la moglie. Passo per passo, provando di essere un buon conduttore televisivo. Ha un futuro in televisione? Ma non so se il suo futuro, ma per il momento lui piace, fa delle belle cose e sono contenta.